I carabinieri di Agrigento, a seguito di una serie di controlli nei ristoranti e panifici, hanno appurato diverse violazioni. In particolare sono stati rinvenuti alimenti scaduti da anni, cibi non tracciabili o mal conservati e per di più è stata riscontrata una mancanza di igiene. Ad esempio, in un panificio della zona, i militari hanno trovato prodotti serviti oltre la data di scadenza. Inoltre, alcuni biscotti industriali venivano venduti come freschi e sempre all'interno della panetteria sono stati trovati alcuni cardellini, specie protetti, chiusi in gabbia. Questo è costato agli esercenti la denuncia. In un ristorante asiatico, invece, i carabinieri hanno rinvenuto molti prodotti di provenienza incerta e serviti oltre 2 anni dopo la naturale data di scadenza. In questo caso sono state elevate sanzioni per quasi 9.000 euro, con il sequestro di circa 2 quintali di alimenti e oltre 70 litri di bevande e liquidi. Anche in una rosticceria del centro storico agrigentino sono stati trovati alimenti scaduti e privi di rintracciabilità. Pertanto gli esercenti sono stati multati e i prodotti sequestrati. Complessivamente, al termine dell'attività, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 3 esercenti, sequestrate oltre 3 tonnellate di prodotti alimentari di vario tipo e più di 100 litri di bevande, con un ammontare totale di sanzioni amministrative pari a circa 12.000 euro.